Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua a un nuovo video. Visto che siamo fine febbraio, perciò la bella stagione, la primavera è alle porte, perciò questo marzo, aprile si avvicinano, ho deciso di parlare di un argomento che avevamo già trattato anche in passato, ma in questa situazione lo vedremo in molti, molti aspetti diversi e spero interessanti. Anche se è un accessorio che molti pensano che sia solo per i garisti o per le gare, in effetti invece questo accessorio è molto utile anche per la pesca normale, la pesca quando andiamo tranquillamente a divertirci sui nostri spot, e questo accessorio può fare la differenza. Di cosa sto parlando? Sto parlando, vedete questa tavolata, di pop-up e attrattori, non solo pop-up e attrattori, perché c'è una piccola differenza, anzi, grande differenza. Seguite il video fino alla fine per scoprirla. Dunque, cominciamo un po' a analizzare i vari aspetti. Premessa, come sempre purtroppo ho fatto una premessa. Ora non starò a parlare di come si mette il pop-up sull'amo, ma piuttosto parleremo in linea generale, addentrandoci anche nella specifica, dei vari modelli che ci sono di pop-up e attrattori. Questo perché? Perché a volte conviene usare un attrattore per determinati tipi di pesce, un pop-up per determinati tipi di pesce, un pop-up più grande, un pop-up più piccolo, un pop-up colorato, un pop-up fosforescente, ce n'è di mille tipi e soprattutto funzionano a seconda degli spot in cui uno è solito pescare, perché quello che può andare bene magari in Liguria, magari non va bene in Campania, faccio un esempio. Perciò non è che ci sia una regola dove bisogna usare questo o quello, però a seconda di cosa uno magari va a insidiare, può scegliere di usare un determinato attrattore o pop-up in base alle proprie credenze o a quello che pensa che in quel momento sia giusto. Però, bando alle ciance, come si dice in Toscana, vediamo ora subito di cosa stiamo parlando. Allora, innanzitutto farei una differenza prima fondamentale tra attrattori e pop-up. Allora, molti di voi la conoscono di già e saranno già sicuramente esperti, però un conto sono gli attrattori, un conto sono i pop-up. Dov'è questa differenza? Di solito i pop-up sono molto più galleggianti, cioè hanno un effetto, diciamo, di galleggiamento dell'esca maggiore rispetto a un attrattore, che poi gli attrattori ci siano duri, morbidi, di varie forme che poi vedremo, questo è un altro argomento, ma di solito l'attrattore 99 su 100 è, diciamo così, più che altro usato per poter stendere meglio il finale con poca corrente, per dargli appunto più mobilità e magari per dargli anche visibilità se è fluorescente, se vogliamo usare il fluorescente in pesca, specie in notturna. Questo è un po' il ragionamento generale per dividere queste due grandi categorie, ma vediamo quali sono. Allora, gli attrattori fondamentalmente sono, ora vi faccio vedere, come vi dicevo, perché ho a disposizione chiaramente articoli Mad Fishing, perché chiaramente la rappresento e soprattutto perché loro in questo settore è veramente una delle aziende numero uno, però come dico sempre, siate liberissimi di scegliere qualunque marchio volete. Allora, partiamo con gli attrattori. Gli attrattori penso più famosi sono i classici attrattori, questi qua a pallina. Questi sono attrattori, una piccola pallina da 5 mm, dove praticamente più che il galleggiamento, ora è chiaro, se ci metto un pezzettino minuscolo da renicola su un amo magari del 12 o del 14 per pescare le cestelle, me la fanno anche galleggiare, ma se ci metto un pezzo di arenicola, un filo di arenicola per le mormore, tanto per intendersi, queste avranno un effetto più di neutralizzazione del peso dell'esca e perciò anche in condizioni di mare calmo e poca corrente riusciranno magari a farmi stendere meglio il finale e a farmelo lavorare in maniera più catturante.
Questi tipi di attrattori sono di solito tutti di piccole dimensioni, ci sono sia morbidi sia, diciamo, invece più duri. Io qui a disposizione solo quelli duri perché sinceramente sono quelli che mi trovo meglio perché li preparo già sul finale quando sono in pesca e hanno la loro utilità. Ci sono di due modelli, ci sono quelli tondi, che sono quelli che vi ho fatto vedere ora, e ci sono anche a stick, cioè più lunghi. Oppure un altro tipo di attrattore, lasciando perdere questi che sono più grandi, che poi li guarderete loro, sono più pop-up, potrebbe essere questo che sono piccolino. La misura piccola, in definitiva, non è che mi fa galleggiare l'esca, ma come dicevo prima, mi ha un effetto più che altro di neutralizzazione e soprattutto sappiamo benissimo che il pesce mangia per odore, visibilità e mobilità, che sono questi tre aspetti fondamentali che poi magari un giorno approfondiremo anche in un video. La mobilità col fatto di essere magari in poca corrente con un attrattore di questi riesce chiaramente a renderla maggiore e magari più catturante. Poi ci sono tutta l'altra parte invece di accessori che sono i classici pop-up. I pop-up invece servono chiaramente per sgallare l'esca. Quando è che si sgalla l'esca? Allora, si sgala l'esca di solito uno, per i pesci diciamo chiamati di galla, anche se cioè, non è che il pesce sta a filo dell'acqua, magari non mangia diciamo sulla sabbia, ma mangia a 30, 40, 50, 60, dipende poi quanto è lungo il bracciolo che usiamo noi, il terminale che usiamo noi, diciamo in sospensione. E chiaramente lì c'è un mondo perché ci sono di varie dimensioni, di varie forme, ci sono quelli fosforescenti, ci sono quelli glossy, cioè che sono invece lucidi, ci sono quelli con i brillantini, tipo questi, che sono diciamo più adatti magari a una pesca diurna con il sole, perciò magari alcune specie, parlo di magari lecce, stelle, eccetera, sono molto attratti da questo brilluccichio, diciamo così, dei vari attrattori. Mentre invece ci sono poi i classici, fondamentalmente, che penso li avete visti tutti. Ora qui sono chiaramente nelle confezioni per la vendita, perciò sono in due misure. Sono i classici pezzettini, diciamo così, di pop-up in vari colori, sia diciamo fluo che glitter. E questi chiaramente sono di due dimensioni, o da 40 o da 60, cioè o da 0,40 da 4 mm appunto o da 6 mm. Cosa cambia? Cambia chiaramente il livello di galleggiamento. È chiaro, se usiamo un'esca perché pensiamo di prendere una gara oppure una pescata a dei pesci medio piccoli con poca esca, useremo quelli da 40. Faccio un esempio, peschiamo magari i classici sugarelli invece che non hanno problemi insomma di apparato di grandezza di bocca, perciò magari useremo quelli da 60 anche perché abbiamo bisogno magari di sgallare maggiormente. E di questi ci sono anche, oltre a quelli diciamo già tagliati a pezzettini in confezioni da 10, ci sono anche i famosi stick che a volte l'avrete visti. Questi sono stick in pop-up morbidi. Cosa hanno di differenza questi già pretagliati con questi invece da tagliare? Chiaramente a volte questi sono tutti tagliati a 1 cm, mentre questi sono bacchette da 5 cm. Perciò a volte potrebbe anche essere che in tanta acqua o c'è bisogno di sgallare maggiormente, diciamo, un determinato terminale, allora useremo magari non basta 1 cm, ma magari faremo anche 1,5 cm, perciò un pezzettino un po' più grande. Per magari in tanta acqua dove peschiamo magari fondali da 5-6 metri, all'occhiata, insomma, a questi pesci qua, le boghe potrebbe essere utile. Però ecco, diciamo, questa differenza di tutti questi pop-up, poi chiaramente sta alla propria conoscenza dello spot. L'idea che avevo era quella di fare un video più che altro di distinguere bene gli attrattori che sono poco conosciuti. Perché i pop-up è già un accessorio che oramai molti di noi conoscono, no? Lascia perdere poi il colore, il fosforo, rosa, tutti questi vari colori
che sono anche, diciamo così, ci fanno brillare gli occhi. Ma il discorso degli attrattori è un discorso che molte persone, soprattutto non dico ragaristi, ma anche pescatori normali, non hanno mai affrontato. E vi assicuro che invece l'attrattore dà i suoi frutti. Dai suoi frutti, specie in quelle giornate, come vi dicevo, di poca corrente, oppure a determinati pesci, tipo a pagelli, tipo, perché no, anche a mormore, dove magari i colori rosa o rossi funzionano benissimo, oppure, come mi hanno sempre detto, i grugnitori, dove anche lì rosa e, scusate, rosso e verde funziona benissimo giù nel basso Lazio, nella campagna. Perciò sono quegli accessori che secondo me dobbiamo prendere in considerazione. Come sempre, i minuti sono tiranni e non si può fare un video di 2 ore, perciò ci fermiamo qua. Spero sia stato utile e, come sempre, potrebbe essere anche questo un argomento interessante per magari parlarne nei commenti sotto il video. Lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Alla prossima! Ciao ragazzi!